Eccoci qua in compagnia di una dottoressa new entry qui nella famiglia di Detto Fatto, la nostra otorino laringoiatra Eleonora Trecca, che è venuta qui proprio per riempirci di consigli e soluzioni, ovviamente anche casalinghe, per risolvere il problema del russare. Anche perché, dottoressa, pare che un italiano su due soffra proprio di questo problema, giusto? Ciao Bianca, è proprio vero quello che dici. Infatti un italiano su due russa in maniera abituale, cronica, e uno su quattro soffre della più grave sindrome delle apnee ostruttive del sonno, anche conosciuta con l'acronimo OSAS. Ed è un disturbo caratterizzato da un'ostruzione delle vie aeree superiori che si verifica durante il sonno e che determina un'interruzione del respiro che si ferma e poi riparte per almeno 10 secondi. Allora, ovviamente questo problema si può risolvere, come sentite qui in studio c'è questo concerto, perché proprio Gambi soffre di questo problema. E è un problema che provoca non pochi disagi, soprattutto non solo per l'interessato, ma anche per chi insomma sta accanto alla persona che soffre di questa problematica. Allora, io ho messo in campo anche in passato i metodi più disparati, come per esempio il verso del gatto, tipo per mettere le persone di fianco, giusto dottoressa? Perché è meglio che dormano su un fianco piuttosto che pancia all'aria. Assolutamente, assolutamente. Infatti esiste anche una variante di questo disturbo, cosiddetta posizionale, perché appunto è legata alla posizione che assumiamo durante il sonno. Allora, io faccio degli esempi per quelli che sono, diciamo, i metodi più spartani, più casalinghi, di cui sono stata protagonista. Ehi, poi. Oh. Ah. Chiaramente, dottoressa, ci saranno sicuramente dei metodi un po' più corretti. Fortunatamente sì. Per far sì che i nostri amici dormano su un fianco. Quali sono? Certamente. Il trattamento per curare russamento e apnee notturne è personalizzato su misura di ciascun paziente e multidisciplinare, perché coinvolge più specialisti oltre l'otorino laringoiatra. In questa puntata vorrei però dare a Giampaolo soprattutto dei consigli molto pratici di terapia posizionale e igiene del sonno, che possono essere utili per i casi più lievi. Infatti nei casi più gravi poi ci sono anche una vasta gamma di interventi chirurgici, che ovviamente non tratteremo in questa puntata. Ovviamente rivolgetevi come sempre dagli specialisti appositi. Assolutamente. Allora, intanto iniziamo con qualche consiglio, Eleonora. Da cosa vogliamo partire? Allora, visto che io sono pugliese proprio come te. Di dove? Di Foggia. Ah, salutiamo tutti i nostri amici di Foggia. Un bacio. Mua. Ci tengo a rispettare una delle nostre tradizioni immancabili quando si viene qui al nord, che è quella del pacco da giù. Ah, mi hai portato il pacco da giù? Sì, sì. Madò, grazie. Che bello. Allora, vediamo cosa contiene questo pacco. Mi ricorda quelli che fa mia mamma. Esatto. Che ci mette dentro i taralli, le mozzarelle, le burrate, i frutti di mare, no, perché non è il caso. Oh, no. Ah, ma scusa Eleonora, ma tu veramente mi hai portato i taralli? Sì, sono un buonissimo omaggio della nostra il terra. Il cavallo! Sì, grazie! Contro l'insonnia il tarallo. Oh. Non c'entrano nulla con russamento. No, questi sono regali personali, grazie Eleonora. Invece sono un omaggio per te, che grazie fatto. Ovviamente da parte però da parte ci mia. Sono anche una serie di rimedi che vorrei che Giampaolo provasse. Ah, questa è roba per me, quindi è roba per mangiare te, a lei Giampaolo. Allora, prendo tutto il pacco, ovviamente premetto che bisogna riferire sempre un otorino laringoiatra, perché ogni trattamento ha indicazioni e controindicazioni. Però nel caso di osa posizionale, oltre a dei dispositivi medici validati, volevo ripercorrere un po' con voi quella che è la storia della terapia posizionale della medicina del sonno, con dei rimedi più semplici. Vediamo per quali esempio sono. Giampaolo, il cuscino che devo sì, fare? Puoi prendere quel cuscino, distenderti sul fianco e disporlo longitudinalmente dietro la tua schiena. Quindi così come stavo prima, giusto? Sì, lo metto però qua. Mettendo dietro il cuscino. Così? Sì, okay. In questo modo sono sicura che riuscirai a tenere maggiormente la posizione sul fianco, perché il cuscino preverrà appunto il rotolamento nella posizione a pancia in su, o in termini medici in decubito supino. Altro rimedio, Eleonora. Altro rimedio. Lo zaino. Vorrei che Giampaolo indossasse questo zaino. Sì.
Con i taralli dentro o senza? Senza, sono per me. Però hai detto una cosa giusta, perché puoi eventualmente riempirlo con degli oggetti di tuo gradimento. Sì. Puoi adesso sempre riposare sul fianco in decubito laterale. Tipo perfetto. Per esempio delle palline da tennis, mi viene da dire. Anche, lo vedremo tra un attimo. E sono sicuro che in questo modo passerà la voglia a Giampaolo di dormire a pancia in su. Perfetto. E questo serve sempre per prevenire quegli episodi di ostruzione delle vie aeree superiori che avevo menzionato prima. Andiamo avanti, prossimo rimedio? Ultimo rimedio per i più creativi. Ah, le palline, palline da tennis. Sul pigiama. Esatto, è possibile applicare una calza o creare una vera e propria tasca nella regione dorsale del pigiama situata tra le due scapole e quindi puoi indossarlo. Ah, così? Beh, certo, dormire con lo zaino non mi sembrava un metodo molto comodo, però effettivamente... Però, fortunatamente, esistono dispositivi medici validati che sicuramente favoriscono maggiormente l'aderenza terapeutica del paziente. Però, detto fatto, è un programma pratico e quindi abbiamo voluto vedere insieme anche questi rimedi. Eleonora, io ti ringrazio davvero per questi rimedi che sono sicuramente, come hai detto tu, per i casi più lievi e anche un po' più spartani, più casalinghi. Ovviamente ricordiamo a tutti i nostri amici a casa di rivolgersi agli specialisti proprio per andare a fondo a questa che è una problematica che può nascondere qualche insidia. Grazie mille Eleonora, soprattutto anche per il regalo. Salutami la nostra bella Puglia, ci vediamo al prossimo tutorial e intanto